Uomini e donne, nuove anticipazioni, Federico di perdere Carola, Tina contro Gemma. L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda il 9 gennaio su Canale 5 con le nuove puntate di questa seconda parte della stagione, che proseguirà poi fino a fine maggio 2023. Le anticipazioni su quello che succederà in studio rivelano che si tornerà a parlare del trono classico e, in particolar modo, del percorso di Federico Nicotera, il quale si ritroverà a dover affrontare uno scatto d'ira della sua pretendente Carola. Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani che, nel corso dei prossimi appuntamenti, si ritroverà al centro delle polemiche in studio con Tina Cipollari. Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federico Nicotera si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua nuova esterna con Alice. Alice e Federico hanno partecipato al concerto di Alessandra Amoroso, è stata lei a regalare i biglietti al tronista per poter trascorrere insieme questa serata speciale. Tuttavia, dopo aver visto le ultime puntate del talk show trasmesse in televisione, Alice ha notato una serie di dettagli che, in studio, non aveva visto. Per tale motivo, quindi, la ragazza inizierà ad avere un comportamento freddo nei confronti del tronista e si lamenterà delle cose che ha visto da casa e che proprio non le sono piaciute. E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne di gennaio 2023, rivelano che Carola si rifiuterà di entrare in studio e partecipare alla trasmissione, perché ammetterà di essere delusa e scottata dall'accesa lite che ha avuto col tronista nella registrazione precedente. Alla fine, però, grazie all'intervento di Maria De Filippi, Carola entrerà in studio ma non avrà un comportamento propositivo nei confronti del tronista. La ragazza, infatti, continuerà a ribadire di voler andare via e così Federico rischierà di perdere la sua corteggiatrice. A poche settimane ormai dalla fatidica e attesa scelta finale, la ragazza cambierà idea e si presenterà alle nuove registrazioni del talk show Mediaset? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Spazio anche alle vicende di Gemma, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la dama uscirà in esterna con Alessandro. Il cavaliere, però, non concederà l'esclusiva solo alla dama torinese ma sarà impegnato in una esterna anche con Paola. E, nel raccontare quanto è accaduto in studio, i due sveleranno che si sono spinti oltre, la situazione in studio degenererà tra Alessandro e Paola, al punto che voleranno accuse e sospetti reciproci. Gemma, però, deciderà di prendere le difese di Alessandro, la dama torinese insisterà nel dire che con lei si è sempre comportato bene, scatenando così l'ira di Tina. L'opinionista di Uomini e donne punterà il dito contro la dama torinese, accusandola di focalizzarsi sempre e solo sull'aspetto fisico di una conoscenza. Ahimè, ahimè, non ho avuto paura.